Allora, ciao a tutti ragazzi, spero stiate bene, spero che vada tutto bene. Cosa sta succedendo? Sta succedendo un po' un casino, nel senso che i prezzi in Germania salgono i prezzi, sale la benzina. E per la prima volta praticamente costa quanto in Italia, e questa è la prima volta che succede dopo anni, se non in alcune ore della giornata anche di più. E questa è una giornata storica a quel punto di vista in questi giorni, perché non era mai successo negli ultimi anni, perlomeno una cosa di questo tipo. Ci sono i motivi che sappiamo, ma il costo della benzina sta già aumentando da tempo. In più, in Germania è già prevista da un paio di anni, si sa, una tassa sul diesel, per quello il diesel sta diventando così caro in Germania, proprio perché vogliono portarlo fino, almeno così era prima, gradualmente volevano portarlo a 3 euro per poi abbandonare il diesel e entrare nel mondo dell'elettrico e così via. Ora credo che sarà anche si supererà questa cosa, probabilmente decideranno qualcos'altro. Comunque sembrano non sostenibili più i costi, ma perché? Perché chiaramente se il diesel costa così tanto, il trasporto nell'Europa, almeno occidentale, si basa sul sistema di camion. E se il camion deve pagare il doppio per un pieno di benzina o di diesel, in questo caso capite che per forza il costo del trasporto costa molto di più, e quindi tutti i prodotti ci costeranno molto di più. Perché chiaramente alla fine chi andrà a pagare tutto ciò siamo noi. Perché chiaramente il negozio gli costa di più il trasporto, bene, aumenta direttamente il prezzo della merce allora a quel punto. E questo mi sembra chiaro. C'è stata un'imprecisione, c'è stata una grossa imprecisione di questi giorni che ho letto, che ho sentito, che tante cose che si dice noi ci siamo impoveriti di tantissimo perché lo stipendio aumenterà in Germania, adesso parlo, da 10 a 12 euro, quindi soltanto del 25%, che poi è il 20%, però seguiamo quello che è stato detto, il 25%. Però allo stesso modo anzi, tra l'altro è un po' meno, forse i 10, quindi alla fine sì, 20-25%. Però allo stesso modo i prezzi sono aumentati molti del 100%. Il ragionamento in sé non sarebbe sbagliato, ma è sbagliato per il fatto che bisogna calcolare, quella è una percentuale, sì, però bisogna calcolarlo sul totale. Cerco di farmi capire, cerco di farmi capire. Sì, lo stipendio aumenta del 20% solo e i prezzi magari del 100%, però lo stipendio non sono 10 euro, ma lo stipendio, quel 20% deve essere calcolato non su 10 euro, deve essere calcolato ad esempio su 2000. E allora capite che l'aumento non sarà più di sì, sarà sempre il 20%, però su 2000 euro. Invece l'altra percentuale del 100% è calcolata magari su un prezzo di, non so, un pieno di benzina che è di 80 euro, non so se mi capite. Quindi l'aumento nel caso della benzina, che mettiamo ipoteticamente che sia il 100%, da 80 euro di pieno, ora ne devo spendere 160, sì, ma se il tuo stipendio aumenta del 25% su 2000, no? Allora capite bene che ho un aumento di 500 euro di stipendio, e quindi alla fine, cioè, la percentuale è sui due valori completamente diversi. È per quello che non ha senso, lo stipendio non andrà mai in percentuale di pari passo ai prezzi, perché non funziona così. È prendendo il paniere totale di questi prezzi, totale, che allora sì, in base a quello si può vedere quanto bisogna spendere per una spesa normale rispetto al tuo stipendio. E lì si può fare tutto ciò. Non so se mi sono spiegato, ma poi nelle live, tranquilli ragazzi, approfondiamo bene. Ma più, perché lì ho proprio i numeri, vi posso far vedere quello che intendo. Ma più o meno penso che ci siamo capiti. Cioè, in poche parole, ripeto solo brevemente una cosa: un conto è 25% di aumento su 2000 euro, un conto è il 100% su ipotetici, non so, 1,40 euro di benzina. Non so se ci capiamo.
nel senso che alla fine è importante su quale somma, non è sulla, quelle percentuali non sono confrontabili perché non sono sulla stessa somma, è tutto qua, cioè non si può paragonare le pere con le mele per quello. Però detto questo, cosa volevo dire? Sta aumentando tutto? Sì. Mi aspetto altri aumenti? Sì. Sì, perché? Perché se aumenta l'elettricità, se aumenta la benzina, se aumenta tutto un sacco di costi di materie prime e così via, è chiaro che poi anche i prezzi ne dovranno risentire, perché qualcuno quella differenza ce la dovrà mettere. E cosa pensate? Chi ce la metterà? Noi, bravi noi. E per quello il nostro potere d'acquisto diminuirà. Perché parliamo tante volte di potere d'acquisto? Perché per una persona è la cosa con cui vive. Le cose che gli altri non capiscono quando noi ci concentriamo sul potere d'acquisto, quelle cose, è semplicemente per il fatto che se tu prendi 1000 euro ma devi spenderne 700 di affitto, non vivi. È per quello che ci basiamo spesso nel commentare le nazioni, nel commentare i dati, nel commentare tante cose sulla statistica e su... Ma la statistica, tra l'altro, prendere il dato in sé non c'entra tanto, bisogna prendere proprio tutta la situazione, come la disoccupazione. La disoccupazione, e anche lì ci sarebbero tante cose da dire, non è calcolata in tutti i paesi nello stesso modo, purtroppo, per quello vediamo dei valori strani a volte, oppure anche lì la disoccupazione non vuol dire che quello è il numero di persone che non hanno un lavoro, no, è un'altra definizione di disoccupazione, per quello è più importante vedere l'occupazione. Però detto questo, niente, volevo salutarvi, fare un breve video con l'aggiornamento, probabilmente questo weekend ci vediamo in live, e aggiornarvi un po' su quello che succede, quindi la situazione in Germania, benzina alle stelle, ma credo ormai in tutta Europa purtroppo, tranne 3-4 nazioni magari, Lussemburgo ancora accettabile, in Belgio, mi ha detto la mia collega, ancora un po' meno della Germania, e così via, però la situazione sta diventando brutta da quel punto di vista. Stessa cosa per quanto riguarda la situazione prezzi, nel senso che sono bene o male, magari poi mi potete scrivere sotto com'è la situazione in Italia, qui bene o male 5-10 centesimi, non dico tutto, ma tante cose sono aumentate, 5-10 centesimi più o meno, altre cose anche di più, altre invece sono rimaste uguali. L'energia è aumentata, quindi la corrente elettrica, quella è aumentata, proprio il prezzo a kilowattora, quindi se prima consumavate gli stessi kilowatt così, c'era in programma il fatto di passare dai 10 ai 12 euro di stipendio minimo, e quindi immagino, aumentando lo stipendio minimo, anche tutti quei redditi che erano lì vicini aumenteranno un po'. Poi basterà o no? Questa era una misura presa prima di tutto ciò, prima di questi prezzi, di questa inflazione incredibile. Ora, se l'inflazione è determinata dalla guerra o meno, è difficile dirlo, anche, ma anche prima era iniziata. Quindi vedremo dove porterà tutto questo, e poi ragazzi commenteremo insieme, vedremo come sarà la situazione. Niente, io vi saluto, spero che vi sia piaciuto il video, fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo probabilmente questo weekend in live, probabilmente. Un saluto ragazzi, ciao ciao.